Finalmente stavolta la parola chiave è ripresa. Alla luce dei dati Istat resi noti ieri, il professor Giuseppe Mauro li ha analizzati e ne è venuto fuori un quadro, incrociando le dita, confortante per la nostra regione, sia sul fronte dell'economia che ovviamente su quello dell'occupazione, con un aumento dei posti di lavoro. Certo, Mauro tiene i piedi per terra, ma le premesse sono buone. Ma le esportazioni crescono di oltre il 13% e l'occupazione del 6,8%. Quindi sono dati incoraggianti che a mio avviso testimoniano due cose. La prima cosa è che l'Abruzzo è stata in questo periodo di turbolenze molto accentuate, è stata una regione resiliente. E dall'altro lato che ogni qualvolta c'è una ripresa, l'Abruzzo manifesta il suo dinamismo. Sull'occupazione il dato importante è che c'è una, diciamo così, un forte andamento da parte della manifattura che riprende un trend espansivo, mentre dal lato delle esportazioni il dato più significativo riguarda essenzialmente, dopo trimestri di stagnazione, l'automotive, che cresce di oltre l'11%. Accanto a questo dato, secondo me, va segnalato un altro aspetto, è che c'è una ripresa significativa di alcuni settori legati proprio al territorio. Penso all'agroalimentare, penso al tessile, abbigliamento e pelli. Anche la farmaceutica non va male. La farmaceutica ha avuto il tasso di incremento più elevato, del 59% addirittura, e si sta collocando al secondo posto fra le imprese che esportano verso i mercati internazionali. Nel 2023 per l'Abruzzo si prevede un PIL dello 0,7%, in linea con la dinamica nazionale. Professore, si può dire cautamente ottimista? Ma io direi che queste turbulenze la Regione le ha affrontate davvero in maniera, direi, abbastanza significativa, nel senso che ha resistito molto bene cioè a queste crisi continue che ci sono state. E molto dipende da questi cambiamenti geopolitici che si stanno verificando a livello internazionale, che influenzano l'Italia e quindi l'Abruzzo, e soprattutto dipende dalla capacità di fare investimenti attraverso una sintesi che riguarda da un lato il piano nazionale di ricerca, di ripresa e resilienza e dall'altro lato le ZES. C'è stato un incremento di posti di lavoro? I posti di lavoro sono aumentati di molto rispetto facendo il confronto con il trimestre dell'anno precedente, cioè il terzo trimestre, addirittura di 32.000 posti di lavoro. Chiaramente all'interno di questa crescita ci sono, diciamo così, le difficoltà, le sfide che già conosciamo e che riguardano da un lato l'occupazione femminile e dall'altro lato, ancora più significativo, è il problema complessivo dell'occupazione giovanile.